nulla la faccia andare avanti. Nei giorni scorsi le critiche alla manovra anche da Confindustria, oggi la denuncia di Federmeccanica e Assolavoro, secondo cui a causa del decreto dignità il 30% delle imprese del settore metalmeccanico non rinnoverà alla data di scadenza i contratti a tempo. Sarà un capodanno amaro per almeno 53.000 lavoratori che dal 1 gennaio 2019 potrebbero perdere il posto, perché avranno raggiunto i 24 mesi di limite massimo per un impiego a tempo determinato. A sottolineare questo rischio è Assolavoro, l'associazione delle agenzie del lavoro. E questo per il cosiddetto decreto dignità, la legge approvata nel luglio scorso nel tentativo dichiarato del governo di garantire di più i lavoratori. L'idea era favorire i contratti a tempo indeterminato, rendendo invece più costosi quelli precari. E che cosa è successo? I lavori stabili sono un po' aumentati, il che è positivo, tra l'altro in controtendenza rispetto a quanto è accaduto negli ultimi anni. Però nel frattempo stanno calando quelli a termine. E non avendo convenienza ad assumere stabilmente, le imprese lasciano a spasso gli impiegati. Poi magari ne assumeranno, sempre a termine, degli altri. Intanto anche Federmeccanica fa presente che quasi un terzo delle aziende del settore metalmeccanico non prolungherà i contratti a tempo determinato. Damiano Beltrami, GR1.